Le cose da dire sarebbero molte, molte sono già state dette. Io faccio solo una breve considerazione che ho fatto anche in due righe che ho già scritto altrove. La domanda è: quando si fa una riforma costituzionale, ci si domanda perché, a quali inconvenienti si vuole andare a riparare? Allora, quali sono gli inconvenienti che abbiamo visto in questo non breve, in questo chiamiamolo ventennio, lo chiamo io, quali sono stati gli inconvenienti? Gli inconvenienti gravissimi sono stati un dominio assoluto, non del governo, ma di una persona, cioè il Presidente del Consiglio, su tutto. Berlusconi, che a modo suo è intelligente, insomma furbo, non lo so, ha dato una definizione che io in tutte le cose che scrivo la riporto perché vorrei che si scolpisse nella mente. Berlusconi ha parlato del Parlamento come di un Parlamento di figuranti. Cosa sono i figuranti? Quelli che vanno lì e sanno come devono votare e se votano diversamente sanno che la prossima volta il loro papà non li metterà più in lista. È Berlusconi che l'ha detto, un Parlamento di figuranti. Mi sembra che quindi il problema sia quello, a un occhio innocente, credo di essere innocente o poco intelligente, non lo so. A me sembrava che il problema fosse quello, semmai, di riportare un equilibrio fra gli organi. Non dico la prevalenza del Parlamento che la Costituzione chiederebbe, perché io ricordo le parole dei E questa è Costituenti Simona che Inguaglia. dicevano tutti: la sede Perché dovrei principale è il smettere? Parlamento in un sistema democratico, perché è la sede della rappresentanza. Purtroppo il nostro non è nemmeno più la sede della rappresentanza, nel senso che è stato Comunque da lì giustamente non detto, possiamo ormai il partito di maggioranza ha il 20% nel paese. Vabbè, allora, dicevo, se l'inconveniente che abbiamo sperimentato non è stata la prevalenza del Parlamento che faceva ostruzionismo al governo, ma un governo padrone della legislazione. E qui Valerio, tutti hanno ragione, però io vorrei che ricordaste tutti le leggi che interessavano a Berlusconi, perché qui è inutile nasconderci dietro le dite. In quanto tempo sono state approvate? In pochissimo tempo. Perfino la RAI, vi ricordate la RAI? No, cioè non si faceva in tempo. Io in uno scritto, che non mi ricordo qual è perché scrivo tanto, ma in uno le ho analizzate, ma non era solo io che l'ho fatto, mettendo i tempi di approvazione di queste leggi. Era impressionante la velocità. La legge sulle tutte quelle che sappiamo, no, le sappiamo, non le stiamo nemmeno a ricordare, sono tante. In un baleno, come è stato detto, è stato fatto. Allora, gli inconvenienti, a me sinceramente sembra che siano gli inconvenienti opposti. Questa riforma, qual è il suo unico scopo? Di rafforzare il governo, anzi di nuovo il Presidente del Consiglio. Ma è come se uno dicesse: non gli cammina la gamba destra, gli faccio una bella protesi alla gamba sinistra. Non lo so, insomma, sinceramente mi sembra il mondo alla rovescia. Allora, io non voglio neanche entrare nei dettagli. Torno a ripetere che cosa ha fatto, qual è l'urgenza, semmai? Una legge elettorale che non sia quella che abbiamo. Qualunque, meno indecente, meno proprio repugnante. Concentratevi lì. Scusa, adesso il nostro Parlamento potrebbe un po' essere in vacanza perché ha Monti che fa lui. No. Allora, occupatevi delle cose che la gente vuole. Secondo, il Che fa se collegio non passano l'abbiamo i già parlamentari detto, eletti. l'abbiamo già. Ecco, poi questo. Quando si lagniamo del governo Monti, io vorrei che tutti si ricordassero che poi le leggi gliele deve approvare il Parlamento, nel quale c'è una maggioranza che non è quella del Paese, ma è una maggioranza che lo vuole, se vuole, lo può ostacolare continuamente. E lo fa.
Ma perché? Perché è una maggioranza che non corrisponde a niente. Ma in sostanza, scusate, io voglio dire, insomma, non partirei certo da questo, io non voglio neanche entrare, avrei mille cose da dire, ma Allegretti perde il treno e quindi mi fermo. Voglio solo dire, una riforma si fa per ovviare a degli inconvenienti. Qui noi stiamo facendo una cosa che potenzia gli inconvenienti, non li elimina. E allora mi sembra totalmente irrazionale. Va. Non voglio che tu perda il treno, vai!